Benvenuti a tutti, grazie di essere qua. Questo convegno è, come avete visto, voluto dalla Società Geologica Italiana assieme a Asso Mineraria. La Società Geologica Italiana è un'associazione che ha come unica finalità quella di promuovere lo sviluppo delle conoscenze scientifiche nel campo delle geoscienze, quindi si pone come un ente terzo e vuole semplicemente contribuire al dibattito che è in corso in merito ai problemi della sismicità, quindi della pericolosità e del rischio sismico. Vuole contribuire appunto a dibattere un problema che è veramente in questo momento caldo e estremamente importante. E come vedete da questa slide, la Società Geologica assieme ad Asso Mineraria e al Ministero dello Sviluppo Economico ha una collaborazione collaudata da diversi anni col progetto Videpi, che è un progetto che permette a chiunque si colleghi in rete di poter scaricare tutti i dati del sottosuolo finora acquisiti da compagnie petrolifere, quindi sismica, dati di pozzo, log, tutto quello che verrà anche in futuro. Abbiamo tutta l'intenzione di aggiornare, di arricchire sempre di più questo database che è a disposizione di ricercatori e anche dell'industria, oltre che di operatori privati. Quindi tutti anche siete invitati, volendo, a contribuire, a arricchire questo patrimonio culturale che permette anche di fare delle scelte consapevoli. Quindi è una collaborazione collaudata da anni tra Società Geologica, Asso Mineraria e Ministero dello Sviluppo Economico. Ora, ogni tanto, non so se guardate il sito della Terna, che dà in tempo reale quello che è l'andamento dei consumi di energia in Italia. E vedete che mediamente ogni giorno il picco è verso le 6 del pomeriggio, abbiamo un consumo di oltre 40 gigawatt. Però se vedete la scritta sotto, per esempio rispetto all'anno scorso c'è stato una diminuzione del consumo dell'1,4%, che è un trend che oramai si realizza da alcuni anni, che è conseguente della crisi economica, quindi del minore sviluppo industriale. Quindi in qualche modo dobbiamo capire come invertire questo trend, se è giusto invertirlo, quali conseguenze ha questa diminuzione di consumi di energia e in che modo noi possiamo contribuire a far sì che questa energia arrivi nelle case dei cittadini nel modo più economico possibile. Poi abbiamo un altro fatto contemporaneo che penso oramai tutti conosciamo, e cioè che l'aumento della CO2 in atmosfera ha un'origine difficilmente negabile di tipo antropico, perché abbiamo dei valori che sono ricostruibili nel passato solo in tempi geologici. Quindi è un effetto che noi dobbiamo contrastare e quindi dobbiamo porci, e questa è anche una delle finalità a livello europeo e internazionale, in una posizione di equilibrio nell'utilizzare il più possibile le risorse economiche che abbiamo in casa, ma nel contempo di guardare al futuro. Quindi dobbiamo cercare di trovare un equilibrio che sia in grado di coniugare le conoscenze scientifiche, il rispetto della salute pubblica, il rispetto dell'ambiente e il rispetto dello sviluppo industriale. Sembra la quadratura del cerchio, ma in realtà è qualcosa che non solo è possibile, ma è anche doveroso. E lascio la parola ora ai presidenti di Asso Mineraria, dottor Tannoia e l'ingegner Cavanna. Prego.